Grazie Presidente. Allora, oggi abbiamo portato una mozione, poi magari vedremo anche l'opinione da parte delle forze di opposizione rispetto alla rimodulazione dell'impegnato, che sostanzialmente è assolutamente identico, che fa una semplice considerazione relativamente allo strumento urbanistico. Dei piani di zona, questa città, come sapete, ha diversi problemi rispetto a tutti quegli interventi che sono ancora in attuazione. Il problema principale, ovviamente, come sapete, è legato alla questione delle famose truffe sui prezzi massimi e qui già ricordo, come è stato già fatto dall'assessore al Consiglio straordinario e come abbiamo fatto anche negli ultimi giorni in commissione, abbiamo preparato una delibera che a breve, insomma, sta finendo il suo iter burocratico in segretariato, a breve arriverà appunto in commissione e in aula per poter essere adottata. Per quanto invece riguarda un altro degli aspetti drammatici di dell'attuazione appunto dei piani di zona, tutti sanno che in molte realizzazioni diciamo, gli operatori sono molto indietro per quello che riguarda soprattutto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, non tanto quelle di urbanizzazione secondaria, quanto addirittura le opere di urbanizzazione primaria. Oltre al fatto che in molti piani di zona gli operatori non hanno attivato il permesso a costruire per quei comparti che appunto vanno a completare il piano. Questo ovviamente poi comporta il disastro a catena, per cui siccome le opere di urbanizzazione vengono realizzate dagli oneri di tutti gli operatori, se non si attiva un comparto, cioè se un operatore non fa richiesta di permesso a costruire, non versa gli oneri e quindi quell'opera non viene realizzata. Questa cosa va avanti da un po' troppo tempo. Lo stesso tempo che è trascorso da quando l'amministrazione come dire, pensò, prima che arrivassimo noi, di attivare altri strumenti urbanistici con la stessa normativa 167 in piano di zona, secondo varie tipologie, invariante più o meno. Quindi noi con questo impegno stiamo andando a dire ai nostri uffici, ai nostri tecnici, di fare delle considerazioni molto semplici. Entro 6 mesi, quindi dare una scadenza molto ravvicinata, quindi senza andare a ledere in ogni caso il diritto di chi è in attesa di ricevere una risposta da parte dell'amministrazione per quello che riguarda appunto il fatto di avviare dei permessi a costruire i nuovi piani di zona. Entro 6 mesi l'amministrazione dovrà andare a fare delle verifiche sia su quanto è stato realizzato negli ultimi 10 anni e andare a computare quello che è il fabbisogno effettivo di questa città relativamente a chi ha diritto ai requisiti per poter acquistare o andare in locazione in un immobile in regime di edilizia agevolata, quali sono quelli dei piani di zona, e ovviamente tutto ciò per fare in modo che in ogni caso, sempre all'interno di questi 6 mesi, vengano attivate le procedure o comunque le attività più idonee per fare in modo che gli operatori vengano convinti a completare i piani esistenti, proprio per, no, dare quell'impulso ancora maggiore per fare in modo appunto di superare questo momento di stallo. Quindi è un impegno molto semplice, chiediamo appunto 6 mesi in cui vengono svolte queste attività e nel frattempo appunto però chiediamo appunto di sospendere quello che è stato nel passato approvato da questa amministrazione per quanto riguarda le nuove realizzazioni dei piani di zona, quindi non il completamento dei comparti nei piani di zona esistenti in attuazione, ma quelli che devono ancora partire ex novo. Grazie.